Aperitivi & Co Experience 2018, e cosa c'è di più tradizionale rispetto a un fantastico Aperol? Davide? Ma direi che, cioè, il nome parla da sé, stiamo parlando di un aperitivo che nasce in Veneto, nasce a Padova, ormai quasi siamo agli sgoccioli, 100 anni fa, 1919, e negli anni si è evoluto come uno dei più classici aperitivi italiani, prima come Aperol Spritz da fenomeno veneto, poi grazie al gruppo Campari che l'ha fatto conoscere in tutta Italia e poi nel mondo, adesso è diventato uno dei fenomeni globali più importanti, insomma, che ci siano nel mondo dell'aperitivo, ecco. Luca ci sta preparando un Aperol Spritz. È semplice la preparazione? Molto semplice, diviso in tre parti di prosecco, due di Aperol e uno di soda, uno splash di soda. Quanto piace ai giovani questo prodotto? Ma piace tantissimo ai giovani sicuramente, ma è un drink da tutte le età. È un aperitivo perfetto, c'ha una nota dolce, una nota maricante, una nota leggermente sour, quindi una nota di acidità data dal prosecco, quindi in un drink che è leggero. Quindi abbiamo tutte le combinazioni per essere l'aperitivo più apprezzato che ci sia, ecco. Grazie, come dite in Veneto? Salute e buon Aperol Spritz a tutti.